veramente la differenza che intercorre tra un programma e un programma culturale, tra un cartellone e ciò che è un'offerta culturale. Quindi l'offerta culturale doveva essere necessariamente a 360 gradi. Si va dalle produzioni dell'Antigone, il centenario di Calvino, fino al festival, alla danza. Quindi cioè, non volevamo una sorta di appiattimento che è simile a quello che noi vediamo in giro, insomma. Quindi dobbiamo ringraziare chi ci ha dato una mano, Luciano, che ci dà il teatro, perché avere un teatro a disposizione non è roba da tutti i giorni. Quindi sì, abbiamo voluto fare un'offerta a 360 gradi, accontentando più o meno più utenze, e soprattutto alcune cose le abbiamo prodotte, proprio volute. Perché le